They said you wouldn't make it so far, and you can never give up. You can reach your goals. Just talk to your soul and say, ci avviciniamo sempre di più al debutto e queste sono le ultime prove per i ragazzi prima dello spettacolo al Manzoni di sabato 20 e domenica 21. Stasera finalmente si prova con una scuola di danza. Adesso le ragazze devono coordinarsi per andare perfettamente insieme alle 15 ballerine che saranno con loro in Round the World. Sono Alessandro e in questo musical sono un nerd, un secchione che appunto non esce molto, non va molto a ballare, quindi in tante situazioni si trova un po' in imbarazzo e niente, il mio personaggio perde anche lui la sua fidanzata purtroppo e cerca di dare il suo meglio, di fare di tutto insieme ai suoi compagni per riconquistarla. Alessandro, ma che fai? Sto cercando di rintracciare la password di posta elettronica di Rossella. 5 anni di ingegneria elettronica saranno serviti a qualcosa, glielo faccio vedere io ora. Ma perché ti serve la posta elettronica di Rossella? Perché? Perché mi ha lasciato! C'è ancora un po' di agitazione perché iniziamo appunto in questi giorni a interagire con tutte le ballerine, con tutto il corpo di ballo che sarà insieme a noi in teatro, quindi ci sono tante cose da definire, tante cose da vedere, tante cose che ci succedono intorno. Infatti è venuto fuori questo hashtag nuovo che è accadono cose. E niente, è normale che ci sia un po' di agitazione, manca poco. Stiamo sistemando tutto quanto, ma ancora dobbiamo limare quei dettagli per fare in modo che venga veramente tutto, tutto perfetto e fare in modo di regalarvi uno spettacolo indimenticabile, davvero, indimenticabile. No ragazzi, voi dovete stare, urlate, non dovete stare accanto a lui, dovete stare, cioè lui deve essere nel mezzo, non ci deve essere niente. Guardate, scusate, venite qua, vedete quello che succede un attimo. Però voi siete già, no, voglio che vedete il balletto, venite qua. Vieni, vieni un attimo qua, vi faccio vedere il balletto, vai, vieni. Vai. No, vabbè, ma la si prova con loro? No, voglio solo no, no, esatto, dobbiamo provare, fai il balletto. Esatto. Del mio cielo per poi nascondersi ad un tratto dietro il cuore che strazierò il sereno. Quello che i ragazzi hanno provato da soli in questi mesi adesso deve integrarsi con la coreografia delle ballerine alle loro spalle. Rifacciamola con voi che fate questa cosa. No, proviamo, si perde tempo, basta, davvero, dai, non ti crei nervosismo, cioè energia negativa. Voglio farvi provare le ballerine, sono io apposta. Ah, allora le ballerine. Sì, secondo se me voi non lo volete è meglio che ci vedano. Infatti, è meglio già sbagliare. Voglio parlare di non farlo, perché loro sono veramente tanto rapidi. Noi bisogna stare veramente tanto esterni e siamo lì a far così. Non c'è... cioè, da una parte siamo in tre. Secondo me, no. Proviamo. Io lo dico. Va bene, non è provarla qui, sì, è farla lì. Queste sono le dimensioni della Manzoni. È farla lì. Proviamo. Va bene. Proviamo, proviamo. Allora, non c'è. Non c'è.
esatto, cioè si può sfruttare anche questa riga. Sì, vai, fin dove c'è il tuo paletto, Gianni, Gianmarco, ti può sfruttare tutta sta riga? Sì, no, no. Vai, pronti, ragazzi, concentratevi. Vai, Marco, ti guardo, vai. Però nel musical rappresento un ragazzo che è fidanzato con una ragazza coatta, coattissima. Dai, da vivere adesso, dai, da vivere. Ne stavo immaginando 5 che restiamo zittelle e se chiudiamo un convento di suore. Non è divertente. Oh, dici te. Diciamo che per me è stata veramente una esperienza bellissima, perché i ragazzi sono veramente strepitosi e veramente siamo una bellissima compagnia. E mi sono trovato benissimo, ci divertiamo da matti e ecco, mettermi in gioco in una situazione del genere mi manda alle stelle. Mi vorrebbe usarmi un po' Vai da Vincenzo Zucchetti, Giovanni Arrigo.
Dolozzi della Scuola di Danza Isabella e infatti stasera siamo qui nella nostra sede di Quarrata e per la prima volta abbiamo fatto una prova riunita con gli attori, con i cantanti e con le nostre ragazze che affrontano varie coreografie in questo bellissimo spettacolo. È stata un'emozione ovviamente, mancano solo 10 giorni allo spettacolo, al musical e quindi ovviamente le difficoltà ci sono ancora, siamo qui pronti a provare, c'è una grandissima energia, una grandissima soddisfazione e siamo molto felici. Della scuola e devo dire che visto che cioè il terzo anno che collaboriamo insieme a Giulia per la realizzazione di questi musical, devo dire veramente dalla prova che ho visto stasera c'è già un bello spirito di gruppo, c'è già una bella sinergia, sì, c'è una sinergia ed è venuta fuori ogni anno sempre crescente, per cui questo è molto bello, spero che ancora in questi ultimi giorni di prova ci sia la fusione totale, quella che noi dobbiamo dare al pubblico per rendere la cosa ancora più bella, più divertente. Certo, e anche insieme a tutte le altre scuole, quindi speriamo di coordinarci al meglio. L'unione fa la forza. Grazie. They said you wouldn't make it so far, and you can never give up. You can reach your goals. Just talk to your soul.